sorteggio della terza fase, diciamo che più difficile di così non poteva essere. Sì, diciamo che è stato uno sorteggio tosto, nel senso che prendiamo squadre di prima fascia che non conosciamo, che erano tutte e due nell'altro girone, va bene, nel senso che ci prendiamo quello che la vita ci dà. Probabilmente la fortuna non ci è stata molto amica, ma questo è un probabilmente, per cui non ci soffermiamo più di tanto, non ci creiamo alibi, non ci mettiamo la testa sotto la sabbia e pensiamo alla partita con gli Stati Uniti. La partita con gli Stati Uniti, la forza emergente della pallavolo internazionale. Dici due parole su questa squadra. Una squadra che ha grandissima tecnica e soprattutto un collegamento tra i sistemi di gioco molto molto profondo e interessante. Giocano una pallavolo veloce nonostante sia una squadra alta e quindi sarà molto dura, perché dovremo cercare di rendere questi sistemi un pochino meno liati, cercando di entrare in quelli che sono i loro punti deboli. La Russia invece è una squadra che non ha bisogno di tante presentazioni, due volte campione del mondo. Russia due volte campione del mondo, quindi con una mentalità vincente che chiaramente è molto importante a questo punto, più abbordabile, se mi volete passare il termine, dal punto di vista dei sistemi, nel senso che punta tantissimo sull'attacco, mentre qualche altro fondamentale può essere attaccata, due partite completamente diverse, una alla volta, via, una alla volta. Una piccola digressione personale, sulla panchina degli Stati Uniti trovi Karch Kiraly, che era Ravenna, giocatore a Ravenna, quando tu iniziavi la carriera di allenatore nella stessa città. Beh, io mi svegliavo la mattina pensando all'orario dell'allenamento del pomeriggio, perché andavo a vedere questa grande squadra e soprattutto questo grande professionista che era Karch, che si allenava, campione olimpico, campione del mondo. Sono stati due anni bellissimi, perché ho capito cosa voleva dire essere professionista fino al midollo osseo. Gli hai detto qualcosa oggi? Gli ho detto se si ricordava di me, lui ha detto certo che mi ricordo di te, ma lui ha imparato a parlare italiano in un mese, quindi non avevo dubbi.